Io sento un afflato d'amore che arriva da questi spalti. È vero o no? Quanto amore che arriva da voi, amici! Sento un alito caldo di amore che arriva e mi sconvolge. Mi sembra di essere in un nido riscaldato dal vostro amore. Vi si stanno scaldando le uova, per dire. Allora grazie, siamo tantissimi, lasciatelo dire, siamo 2, 3, 4, 6 milioni! Ma sì! Le cifre, naturalmente le cifre me le ha date Verdini. Comunque mi fa piacere vedervi così numerosi a questa manifestazione di protesta contro la censura che ha colpito i due più grandi giornalisti italiani. Due paladini della libertà, due uomini che non guardano in faccia nessuno, Feltri e Minzolini. Non... Ma sì, applauditele pure, non crediate alla propaganda della sinistra, di questi comunisti da salotto che fanno il bagno nel latte d'asina biologico. Silvio non ha mai censurato nessuno, ci tiene a rimanere incensurato. Sì, è inutile che ridiate. Silvia il paladino. Sì, tu lo sai meglio di me, vero Michele? Silvia il paladino della libertà, un libertario, un liberista, un liberale, insomma, un libertino. E la libertà è un bene prezioso. La libertà è un bene prezioso che non può mancare dalle case di tutti gli italiani. Insieme al materasso ortopedico e al set di pentole da cucina, andate fiduciosi quindi dai nostri promotori della libertà, con piccole rate mensili anche voi potrete acquistare la vostra libertà, consegne in tutte le regioni d'Italia tranne quelle governate dalla sinistra. Per questo, per questo io della libertà nel chiedere una sola cosa: che Santoro non vada più in onda, solo così si salva la democrazia. Coraggio, allora mandiamo a casa Santoro. Che sarà mai? Dai, su, mandiamolo a casa. Ricordatevi che per un giornalista licenziato Silvio Rai ne ha assunti tantissimi altri. La scelta di Adele Filippi nella sua trasmissione Amici. Amici di Silvio, come potrete vedere nelle magliette che hanno indossato al TG1. E noi abbiamo... Guardate, noi abbiamo provato di tutto a mandare via questo qui. E l'editto bulgaro, le telefonate di minaccia a Masi e la G-Com. Li abbiamo pure mandati in trasmissione Belpietro, Ghedini e Sallusti. Quelli sono i tre cavalieri dell'Apocalisse. Insieme fanno astinenza, pestilenza e carestia insieme. Non c'è niente da fare. Quando appaiono quei tre in televisione, i bambini piangono, le sorgenti si seccano e i raccolti vengono bruciati. Ma purtroppo anche quei tre non hanno potuto nulla, perché Santoro ha un talismano più potente. Ruotolo. Ma sarà normale Ruotolo? È normale Ruotolo? Oh, questo lo dico. Certo, per mandare a casa lui e Floris abbiamo dovuto rinunciare anche a Vespa. Se no sembrava brutto. Che poi tra l'altro non so se vi ricordate, una volta Silvio è andata porta a porta, cioè una volta, una delle tante, e ha confuso Bruno Vespa con Emilio Fede, ha continuato a chiamarlo per tutta la sera Emilio Fede. Adesso non voglio dire, Silvio, come si fa a confondere questi due giornalisti l'uno con l'altro? Sono due giornalisti molto diversi, dai. Uno è il tuo dipendente, l'altro è il direttore del TG4. Vi sembra giusto? Ma vi sembra giusto? Io adesso mettetevi una mano sul cuore, vi sembra giusto che Silvio non possa nemmeno parlare al telefono con un suo amico che per caso è anche commissario della G-Com? E allora ce l'ha messo lui, e poi non facciamo gli ipocriti santarellini, sia la destra che il centro che la sinistra
hanno degli amici in Rai, è normale. Quindi Silvio, quando parla in Rai, parla con un suo amico. E Bersani uguale. Quando chiama in Rai, parla con un amico di Silvio. Mica è colpa nostra se Bersani non ha amici, eh? È colpa nostra! E allora... E poi, e chi chiudo? Che poi chiudo? Ma allora, adesso io vi faccio una domanda e voi dovete rispondere. Allora, non c'è un'altra trasmissione in Europa come quella di Santoro? È giusto fare i processi in TV? Sì! No! Sì. Non è un dibattito. Non è giusto! I processi si fanno in tribunale! Tanto noi non ci andiamo, che sì. Non abbiamo tempo! Abbiamo altre cose da fare! E allora... Allora, in poche parole, per non andare in tribunale abbiamo fatto il processo breve. Per non andare a Santoro faremo anno zero breve. Che è così. Sigla iniziale, entra Santoro, buonasera, sigla finale. Finito anno zero. Per Floris invece faremo il legittimo impedimento. Ballarò, no grazie, ho le scarpe strette, non posso. Che poi, allora, che poi questo signore qui... Questo signore qui si crede insostituibile, invece tra poco in Rai partirà un programma da contrapporre a questo fazioso ideologico prevenuto che non lascia mai parlare di Santoro. Ha messo un cartello su Rai 2, fuori nei cancelli, che dice così: cercasi giornalista che sia fazioso ideologico prevenuto che non lascia mai parlare, come Santoro, ma di destra. Uguale, ma di destra. L'ha trovato subito. Maurizio Belpietro. Lui, questo lo sai, non so se lo sai, farà una trasmissione come la tua. Ci sarà anche il Travaglio di destra, io lo dico a Travaglio, sì. Filippo Facci, mi spiace per te. Poi ci sarà anche la ragazza tra il pubblico che porta il microfono, sarà Noemi Letizia. Tutto di destra, regista di destra, pubblico di destra, scenografo di destra, costumista di destra, catering di destra, che è Milione, quello dei panini, infatti porterà i panini a tutti. In ritardo, naturalmente. Ci sarà anche un ospite di sinistra, ci sarà l'ospite di sinistra che non si chiamerà ospite ma ostaggio. E poi c'è il vignettista di destra, oh, al posto di Vauro, ne abbiamo preso uno, tra l'altro abbiamo già messo al lavoro, voglio farvi vedere la sua prima vignetta. Si può mandare la prima vignetta che ha fatto? Dov'è? Eccolo qua. Noi li prendiamo da piccoli, poi si faranno. E allora adesso io voglio farvi diventare protagonisti. Voi siete protagonisti, non lui. Ripetete, rispondete con me. Non pensateci su, anzi non pensate per niente che è meglio. Volete voi pagare più tasse? Ah, ecco, mi sembrava. Ah, sarete mica scemi, eh? Volete voi il governo del fare? Sì! Che il governo del fare è quello di Silvio. Infatti... Sì, se le fa tutte. Volete voi un governo di polizia? No! Volete voi che all'aeroporto vi perdano le valigie? Volete voi la schiuma sul cappuccino? Sì e no, qui non siete, sicuro. Volete che Silvio sconfigga il cancro nei prossimi 3 anni? E siccome la magistratura è un cancro, Silvio sconfiggerà la magistratura in 3 anni. E ora, tutti in piedi! E ora, chiudo, tutti insieme, preghiamo. Se vuoi pregare anche tu, mettiti così anche tu. Benissimo, in croce. Scambiatevi un segno di Silvio, un assegno fuori piazza va benissimo. Tutti insieme, lodo Alfano che sei in procura, sia santificato il processo, ma non adesso. Sia fatta la mia volontà, non quella della Boccassini, e se non viene la prescrizione, ci pensa poi la Cassazione. Amen.